Ciao ragazze, soprattutto vi volevo fare auguri di buone palme, oggi è domenica di palme e volevo farvi auguri. Poi l'altra cosa che volevo fare stamattina, il mio primo tutorial, visto che dovevo finire un completino. Però non ho finito a posto proprio per farvi vedere la nuova, non si può dire tecnica, il nuovo modo di fare, di creare bigiotteria lavorando uncinetto e questo metallo qua. Questo è un metallo di marca Gutermann, le misure non vi so dire perché il cartoncino l'ho buttato. Questo metallo si presenta in questo modo, è sottilissimo, molto flessibile, è un po' duro da lavorare all'uncinetto, però piano piano con pazienza si ottengono questi risultati. Allora, questo è ad esempio il cerchietto, guardate, vedete quanto è bello, di quale farò degli orecchini. Poi vi voglio dire, sono leggerissime, quindi alle ragazze che piacciono le orecchine grandi hanno questo effetto che le piace e non portano le orecchine pesanti alle orecchie, perché comunque fa malissimo. Il buco del lobo si allarga, poi alla fine può succedere alla rottura e poi dovrete intervenire chirurgicamente. Quindi, se potete evitare, portare almeno per tante ore le orecchine pesanti, evitatele. E poi un'altra cosa che io le orecchine già ho fatto le altre volte e vi metterò le foto di alcune che ho fatto. Invece una ragazza che mi ha chiesto di fare questi orecchini che le è piaciute molto, ha detto fammi anche il braccialetto per abbinare a questi orecchini. Il braccialetto non ho mai fatto. Ho fatto un giracollo, che è carino, però deve piacere una cosa un po' particolare, che non tutti usano queste cose, e invece il braccialetto, guardate, è stupendo. Ho messo la chiusura a bara, questa qua. E è largo, guardate quanto bello. Vabbè, su carnagione chiara non è il massimo, però d'estate su carnagione abbronzata o carnagione scura vi faccio vedere ad esempio su questa bottiglietta, guardate quanto bello, vedete? E devo finirlo ancora, le orecchini, il braccialetto, devo attaccare le pietre, in effetti ho lasciato alla fine del lavoro, non ho tagliato il vicinissimo al filo, ma ho lasciato bello lungo, in modo che su questo filo vado a lavorare attaccando le pietre. La stessa cosa ho fatto sulle cerchette. A parte che anche i cerchetti, volendo che ho visto un po' appoggiando così sopra la mano, anche di cerchette sarebbe bellissimo attaccare magari in mezzo le pietre e fare o una collana, guarda quanto è bello, oppure anche un bel braccialetto importante. Non riesco. Però è una cosa molto carina, a me è piaciuta l'idea, perché poi vedendo le cose, magari appoggiando sopra,
potete inventare qualcosa. E qui io ora abbasso la webcam per farvi vedere come attacco le pietre. Se qualcuno interessa può restare. Su Filo, ho trovato il sito. Vi metto nel box informazione sotto il link e potete vedere i prodotti che cercare un po', insomma. Allora, andiamo. Allora, ciao ragazze. Prima di tutto vi voglio dire che io non sto seguendo nessuno schema, anzi, fate una cosa, prendete le pietre che volete. Io ad esempio sto prendendo questo mezzo cristallo di vari colori, la misura non so, però non sono molto grandi e non sono quelle piccole. Penso con la misura media e che faccio? Poi io voglio utilizzare anche in questo braccialetto queste non lo so come si chiamano, separatori, boh, mi piacciono molto e vado a prima di tutto metterò sul braccialetto un po' di tutto, quelle cose che voglio applicare. La luce un po' oggi si sta traballando. Allora, ho messo un po' di queste cerchiette e poi vado a adagiare le pietre in modo sparso. Sto facendo questa cosa qua per farvi vedere che potete utilizzare i colori che volete. Poi penso che in questo modo, facendo in questo modo braccialetto, è molto estivo e è bello. Guardate, guardate come è venuto, vi faccio vedere da vicino. Molto carino. Luce un po' oggi, non lo so perché fa così, è nuvoloso. Guardate, vedete? Semplicemente in questo modo. Se non vi piace come viene, buttate giù le pietre e mettete l'altra. Ad esempio, ho preso i biconi Swarovski di tre colori diversi. Ho preso il verde smeraldo, che mi piace molto, verde smeraldo, l'arancione e bianco, bianco tipo petrolio, e vado ad appoggiare sul nostro braccialettino. Poi vedete voi un po' se volete i colori come volete adagiare, metto un po'. Allora faccio in questo modo, metto qualcuno di nero giusto per renderlo un po', farlo anche in questo modo. Guardate, faccio vedere da vicino. Potete mettere più pietre, cioè in questo modo. Prima fate così, vi rendete conto se vi piace o non vi piace come viene, e poi in seguito, quando trovate la vostra fantasia che vi piace, iniziate ad attaccare. Attaccare è molto semplice, vi faccio vedere come si attaccano. Allora io devo farlo in un altro modo. Allora, con queste pietrine nere, che è sempre mezzo
mezzo cristalle, che sono molto piccoline. Guardate, ecco, e sono molto belle. Allora, prendiamo, sono un po' mischiate, a me stanno un po' piccoline, più grandicelle. E che facciamo? Allora, semplicemente con il filo che abbiamo lasciato andiamo ad intrecciare in mezzo cerchiette, però non fate le distanze troppo lontane perché poi si vede questo filo dritto e fa un brutto effetto. Ecco, e mettiamo. La pietra facciamo scivolare e poi in un posto vicino passiamo con il filo dall'altro lato e tiriamo. Ok, ecco, in questo modo andiamo a monteggiare le nostre pietre e proseguiamo sempre in questo modo, sempre il filo comunque non troppo lontano, cercate di non piegare molto il filo, ecco, un po' è facile da lavorare, però bisogna stare un po' attenti, tirate comunque in modo che le vostre pietre vengano ben incastonate e non tengano a mollarsi, diciamo. Ecco. Mettiamo l'altra pietra. E così in questo modo proseguiamo sparso per tutto il braccialetto. Allora ragazze, io ho ripassato tutto il braccialetto, questa luce oggi, con dei mezzo cristalli neri, erano due mezzo cristalli di diverso colore, cioè più che diverso colore, diverso luce, non si nota molto, però ha due pietre, le luci totalmente differenti, guardate, si vede, anzi, queste due qua, vedete? Queste qua. Allora, cosa ho fatto? Io a casaccio non ho seguito niente, guardate quanto carino. Faccio vedere, vabbè, non con questo maglione che non azzecca proprio. Guardate, vedete? Ok, io ho fatto in questo modo. Poi cosa ho fatto? Ho inserito tutte le pietre e il filo mi è rimasto più lungo ancora di questo. Io non l'ho tagliato ancora e lo sto ripassando in questo modo, sto ripassando in tutto il braccialetto in modo così, innanzitutto non butto il filo che è sempre sempre un materiale che costa, meglio a parte che così rinforzate ancora di più il vostro braccialetto e vado ad esempio dove ci sono più spazi, vedete, ad esempio come qui io sopra questo spazio, passando con il filo che vi è rimasto, così lo diminuisco semplicemente. Poi
Se non volete fare questo, cioè girate il filo intorno così avanti e indietro e tagliatelo in questo modo. Ecco, lo inserisco qua perché ci sono cose più larghe. Ecco. In questo modo, e poi ho tagliato semplicemente. Questo filo potete tagliare anche con le forbici tranquillamente. Vedete? E tagliate anche questo qua che non vi serve più. Ecco. E poi io vado sempre a, non lascio così, giustamente, lo vado ad inserire e schiacciarlo bene, bene in modo che non vi raschi il braccio, non vi darà fastidio indossando la bigiotteria fatta in questo modo. Ecco, ok, il nostro braccialetto è pronto. Spero che vi è piaciuto questo nuovo modo di fare la bigiotteria. E eventualmente avete qualche domanda o volete criticare semplicemente, ho già qualcuno fatto questa cosa, io magari non mi sono accorta e mi volete fare i pollicine, fatelo pure, non mi offenderò. Guardate, vedete? A me piace molto. E quindi vi saluto, spero che vi è piaciuto il mio primo tutorial, forse non è chiarissimo. Se avete qualcosa da dire, scrivetemi e imparerò. Ciao ragazze!